Un posto al sole, Sandro fa saltare la scissione, Filippo si mette nei guai. Continuano le vicende della celebre e amatissima soap partenopea Cancelletto Un posto al sole che da più di 20 anni continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. In questa settimana, gli episodi saranno incentrati sull'arrivo inaspettato di Claudio Parenti, la difficile situazione ai cantieri e sull'azzardo di Filippo nei suoi affari. Anche Alberto sarà protagonista, a causa della sua rabbia nei confronti del giovane Sandro, per le sue scelte. Trame dettagliate. Ai cantieri navali, la situazione è molto delicata a causa della probabile scissione che li cambierà definitivamente. A Palazzo Palladini fa il suo rientro a sorpresa Claudio Parenti che, contrariamente a quanto aveva detto a Ferri, si mostra deciso a voler tornare a far parte della vita del suo ex ragazzo. Silvia, intenta ad occupare le sue lunghe e vuote giornate, decide di tornare alla sua vecchia vita a Caffè Vulcano. Questa sua scelta però non viene vista di buon occhio da Arianna e la loro collaborazione si rivela fin da subito un vero e proprio disastro. Anche gli allenamenti di Michele e Franco si palesano molto peggio del previsto. Renato e Otello, invece, si confidano sui loro rispettivi dilemmi riguardanti la loro condizione di pensionati. Filippo e il suo azzardo. Claudio torna a farsi vivo con Sandro che lo accusa di essere d'accordo con suo padre e che il suo ritorno abbia un secondo fine. Filippo, sempre più coinvolto dalla sua attività di trading online, finisce per spingersi sempre più oltre la soglia consentita investendo somme di denaro sempre crescenti, ignorando del tutto le richieste di Serena, sempre più preoccupata della sua dipendenza da questa nuova attività. Silvia, decisa a non farsi scavalcare da Arianna, si presenta ancora al Vulcano. Viola il suo grave problema. Helen, in difficoltà nel gestire le avances continue del suo capo e le continue prevaricazioni di Beatrice Lucenti, appare continuamente sotto pressione. Ornella, preoccupata per sua figlia, in evidente stato di depressione, cerca in ogni modo di risolvere il problema. Sandro, decide di non presentarsi alla riunione indetta per discutere della imminente scissione e la sua scelta fa sì che questa salti, provocando la felicità di Marina, che non aspettava altro. Claudio invece, cerca sostegno in Serena. Mariella, angosciata dalla continue discussione con il suo compagno Guido, scopre che alcune donne a differenza sua, sanno come farsi rispettare. Nuovi sviluppi in arrivo. Filippo e Serena, dopo un periodo di forte tensione, finalmente riescono a ritrovarsi, ignari del fatto che sta per accadere un nuovo avvenimento che sconvolgerà il loro equilibrio familiare e anche quello dei cantieri navali. Elena compie un passo falso a causa della sua costante paura di perdere il lavoro. Vittorio, sempre più preso dalla giovane Falco, si affida a Patrizio per tenerla di occhio. Anita si scontra pesantemente con il giovane del Bue, ma subito dopo tra loro si creerà un momento di stretta vicinanza, ma ciò non basta ad alleviare il disagio della giovane. Marina e Roberto Ferri, si trovano insieme a dover fronteggiare la difficile situazione in cui versano i cantieri,
che a causa delle varie problematiche, hanno subito una notevole esposizione finanziaria. Alberto, infastidito dal fatto di non essere stato in grado di convincere Sandro a firmare la scissione così da portare a termine il suo piano, lo tratta in maniera molto brusca. Mariella Altieri, affascinata dai modi di fare di Bice e dalle modalità con cui tiene testa al suo uomo, comincia a spiarla, ma la donna si accorge ben presto della sua presenza.